Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi anche grazie a OneFootball, quella che a mio modo di vedere è la migliore applicazione sul mondo del calcio, come sempre vi lascio il link in descrizione per scaricarla, andremo a parlare di un fantascambio. Questo è un fantascambio ragazzi, è un fantascambio perché se ne parla, perché se ne è parlato, però diciamo che se si realizzasse sarebbe qualcosa di veramente epocale. La Juventus rivuole Paul Pogba, il giocatore da quando se n'è andato José Mourinho sta spaccando ogni cosa, ragazzi. Lo United vince con una regolarità pazzesca, il migliore in campo, vuoi o non vuoi, è quasi sempre Paul Pogba, è quasi sempre il francese, che ora sta trovando la sua dimensione, tra l'altro è capitano del Manchester, se non vado errato, e quindi, insomma, non è poi così facile portarlo via. Il Manchester, però, da parte del direttore sportivo, eccetera, potrebbe anche pensarci ad una cessione. Però come potrebbe pensarci? Il lato economico interessa il giusto, cioè se tu mi dai 150 milioni adesso, che i prezzi si sono alzati quando io l'ho pagato 105 più 25 mi sembra a Raiola, l'ho perso a zero, eccetera, eccetera, sinceramente ci faccio poco con i tuoi soldi, a meno che tu non mi dia il giocatore che può farmi svoltare. Sapete com'è che lo United poi è sempre molto attratto dagli attaccanti, è sempre molto attratto dal giocatore che ti fa il nomone, e quindi pare fantamercato abbia chiesto Douglas Costa, che l'anno scorso ha fatto gli sfracelli in Serie A con la Juventus, che è un giocatore completo, che è un giocatore pazzesco, che è uno dei migliori esterni ali d'attacco della nostra Serie A, ed è un giocatore che però gioca con il contagocce. Da quando ha sputato a Di Francesco in quella Juventus Sassuolo, poi ha preso delle giorni squalifica, ha fatto fatica a reintegrarsi in squadra, e ora piano piano sta sempre più scemando la sua titolarità. Lo United lo vorrebbe, ovviamente, raga, parliamoci chiaro, non pensate che sia uno scambio diretto, cioè Pogba per Douglas Costa non esiste, cioè se la Juventus dovesse prendere Pogba e dare in cambio Douglas Costa dovrebbe metterci sopra un altri 50 milioni circa. Voi direte addirittura sì ragazzi, perché se non sbaglio Pogba è più giovane, ha vinto un mondiale adesso da leader della Francia, è titolarissimo al Manchester United che l'ha pagato 100 milioni più di 100 milioni dalla Juventus, quindi ovviamente riserve il carico da 12, 40-50 milioni oltre Douglas Costa glieli devi sborsare. Va detto anche che Pogba sarebbe la mezzala perfetta per la Juventus, che ora non nascondiamoci, io penso che la Juventus sia la squadra più forte al mondo in questo momento da quando ha preso Cristiano Ronaldo, però il centrocampo, ribadisco sempre, vado sempre a Battelli, se andiamo a vedere il Barcellona c'ha Busquets, vabbè, a parte che ha preso Arthur, mo c'aveva Iniesta fino all'anno scorso con ovviamente Rakitic, ma in realtà Madrid che c'ha Casemiro, Kroos e Modric, e ovviamente la Juventus parte leggermente dietro per quanto riguarda il centrocampo, che poi è il cuore della squadra, con Pjanic in cabina di regia, e poi adesso stanno giocando Voi lo sapete, cioè già che state vedendo questo lo sapete, siete pronti a scriverlo, però io lo troverò prima. E Matuidi, non mi veniva Matuidi, Pjanic, Bentancur e Matuidi, non so perché mi venivano tutti, mi veniva Emre Can, mi veniva Khedira, mi venivano pure quelli che hanno scartato, ma Matuidi proprio non mi veniva, che comunque è un ottimo centrocampo, è un signor centrocampo, ma inserendo Paul Pogba si parla di tutt'altro paio di maniche. Ovviamente dipenderà anche dall'allenatore che verrà dopo Solskjaer, se accetteranno, se non confermeranno appunto l'ex bandiera dello United sulla panchina. Io non lo so sinceramente, in ogni caso comunque è un affare che se si dovesse fare si farà a giugno, però bisognerà vedere se lo United centrerà la Champions, in quel caso Pogba potrebbe partire, però perché Douglas dovrebbe lasciare la Juventus per non andare a fare la Champions? Se lo United centrasse la Champions, perché Pogba dovrebbe andare, muoio, alla Juventus quando poi c'ha lo United che fa la Champions ed è capitano, bandiera, amato ed onorato? Cioè quello è il discorso, a meno che poi la Juventus non vinca la Champions e dopo la Champions, grattatevi, decida di fare una rivoluzione, vendere tutti e comprare una squadra praticamente nuova per rinnovare le motivazioni, in quel caso alzo le mani e potrebbe anche essere probabile come cambio. Detto questo, fatemi sapere la vostra, voi juventini dareste Douglas più 40-50 milioni per prendere Pogba? Che ci guadagnerebbe secondo voi, che non siete juventini e quindi, cioè gli altri non juventini e quindi quelli esterni, che ci guadagnerebbe 50 più Douglas per Pogba? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, analizzando anche la rosa dello United, la rosa della Juventus, e quanto perderebbe lo United prendendo Pogba, quanto guadagnerebbe lo United prendendo Douglas Costa, quanto guadagnerebbe la Juventus prendendo Pogba ma perdendo Douglas Costa. Fatemelo sapere, iscrivetevi mi raccomando al canale se ancora non l'avete fatto, vi ricordo come sempre di seguirmi su Instagram simonesi_official, come sempre mi raccomando ragazzi, tanti mi piace se vi è piaciuto e soprattutto se volete altre voci di mercato, voce alla lede come sempre, ci vediamo ad un prossimo video, ragazzi, link in descrizione di OneFootball come sempre, dai!